Pietro Ladru, dopo la doccia cosa si prova per questa bellissima vittoria? Una incredibile altalena di emozioni. Nel finale sembrava il latte dolce aver agguantato il pareggio, invece questa caparbietà vostra vi ha portato alla vittoria che avete poi condiviso col pubblico, perché lo volevano loro e lo volevate voi. No, è bello perché abbiamo fatto un'ottima prestazione contro una bellissima squadra che, a cui auguro il meglio, perché oltre a essere degli ottimi giocatori sono uomini e si vede, perché anche li conosco bene, però sono contento per la mia squadra, per tutto l'ambiente, perché dopo un sacco di prestazioni buone non riuscivamo a ottenere i tre punti. Oggi è stato, diciamo, abbiamo raccolto quello che secondo me è meritato. Sono contento perché abbiamo ritrovato entusiasmo dopo una vittoria, c'era tantissima gente allo stadio, è bello, quindi bisogna anche ringraziarli, ma soprattutto attraverso un'ottima prestazione di bel gioco abbiamo ottenuto i tre punti che secondo me sono meritati. Tra l'altro il latte dolce che vi riagguantava sempre poteva, per una squadra che cerca la vittoria un po' in difficoltà, a, diciamo, come si vuol dire, ammazzarvi, invece no, questa caparbietà alla fine ha portato ai tre punti. No, diciamo che questo spirito di non mollare mai è, qua alla Nusei c'è sempre stato. E dopo il gol un po' ci siamo guardati se era una sorta di mazzata, però sia chi è entrato, chi era in campo voleva ottenere i tre punti. Ci abbiamo provato in tutti i modi e secondo me giustamente il premio dei tre punti è arrivato. Senti, il mister Udassi, oltre a farvi complimenti, ha detto la Nusei è la nostra bestia nera. No, vabbè, contro di loro sono sempre belle partite. È normale, loro hanno ottima qualità, ma anche noi, anche se siamo giovani, magari pecchiamo di esperienza. Però sono sempre belle sfide, stimolanti, ma c'è sicuramente rispetto. Adesso qua sicuramente ci berremo tutti una cosa insieme. E più che bestia nera, diciamo, c'è sano agonismo, ma al latte dolce c'è solo da fare i complimenti per quello che sta facendo. Ecco, si sono un po' invertite le parti. L'anno scorso comandava la Nusei, adesso comanda il latte dolce. Da sardo tu sai cosa si prova a stare lì su, auguri magari alla te dolce di riuscire in quello che non è riuscita voi l'anno scorso. No, certo, ci mancherebbe, sono una società seria, solida, come ho detto prima, oltre ottimi giocatori sono uomini e io allora auguro il meglio, spero che riescano a ottenere sempre di più. Oggi magari per loro è andata male, però si vede che hanno qualità, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Senti, per voi invece la vittoria riassesta un po' la classifica, vedere più di 6 squadre dietro adesso fa piacere, anche se poi gli altri devono giocare domani. No, noi il nostro discorso è che abbiamo fatto ottime prestazioni sia fuori casa, dopo la prima azione anche domenica scorsa prendevamo il gol, creavamo una mole di gioco, un sacco di palle gol, ma non riuscivamo a segnare. Oggi volevamo i tre punti a tutti i costi, abbiamo messo delle squadre dietro, però spero che sia un nuovo inizio, perché ce lo meritiamo per quello che facciamo durante la settimana, per i sacrifici della società, del mister, di tutto l'ambiente. Sono sicuro che con il lavoro i risultati arrivano. Adesso un altro derby? Adesso sì, andiamo a Budoni, anche loro vivono una classifica difficile. Sarà una bella partita perché abbiamo visto già qualche immagine, giocano bene, quindi sarà sicuramente una festa di sport. Rincontrate anche il mister Erbatin che è stato qui? Sì, ritroviamo il mister, Federico Bonu, Tommaso Pappini, sarà una bella sfida. Grazie Pietro, complimenti per la vittoria. Grazie.